Carissime amiche, carissimi amici, buonasera dal vostro giocherellone, ragazze e ragazzi. Il giocherellone è tornato e questa sera vi fa vedere un titolo del 1988 chiamato Game Ground della mitica Sega, ragazzi, la grande casa che su scheda System 24 rilasciò Game Ground. Game Ground è uno sparatutto molto particolare, con la vista dall'alto, dove alcuni personaggi, ognuno dotato di una sua particolare caratteristica di attacco e di movimento, vanno a scontrarsi con alcuni nemici. Salutiamo prima il nostro caro nativo zodiacale del leone, l'Alessandrino Arcangeli, detto il leoncino di Rimini. Pensate un pochettino, quest'uomo amante dei videogiochi, grande amante delle sale giochi e grande amante delle donne. Game Ground, addirittura, ragazzi, pensate un pochettino, già nel 1988 si poteva giocare in tre giocatori nello stesso tempo, quindi stiamo parlando sicuramente di un grande prodotto. E allo stesso tempo, pensate un pochettino, stiamo parlando di un grande titolo dall'altissima giocabilità, già tre giocatori nello stesso tempo, tanti personaggi selezionabili, ma soprattutto la possibilità di giocare in maniera totalmente innovativa. Game Ground è stato poi dopo riproposto anche in formato di Sega Aegis, e quello che vi faccio vedere qui è il Game Ground in formato floppy arcade. Che cosa vuol dire? Che la scheda praticamente di Game Ground aveva il caricamento dei dati tramite il floppy disk. Va bene, ragazzi, andiamo subito a mettere dei gettoni e iniziamo con Green Ground, ragazzi. Eccolo qua. All'inizio, vedete, in basso a sinistra possiamo scegliere alcuni personaggi. Vedete, ragazzi, abbiamo la mitica guerriera lanciabombe, il mitico sparabello, sì, è bellissimo Green Ground, e poi il mitico barbaro. Prendiamo il barbaro, ragazzi. Il barbaro tiene due attacchi, la mitica lancia ballerina, qua, praticamente qui sopra, e poi abbiamo praticamente il mitico, come si chiama, ragazzi? Il bomboloide, praticamente. Vedete, potete Depression Press da tanto tempo, ragazzi, arriva il depresso, praticamente, il nostro caro Andrea. Appena arriva Andrea, il gioco, ovviamente, gli piace il gioco moderno ad Andrea, infatti gli metto Game Ground. Caro Andrea, sì, è un gioco molto molto bello, la grafica è veramente fantastica, dobbiamo dire la verità, ragazzi. Guardate qua in Game Ground cosa accade praticamente da questa parte qua, e beh, è un prodotto sicuramente fenomeno. Attenzione, ragazzi, alla mitica freccina praticamente di qua. Guardate qui sopra, ragazzi, guardate qui in Game Ground cosa succede. Guardate qui il mitico, la mitica lancia, vedete, incredibile, ho vinto di nuovo. Vedi, caro depresso, la grande giocabilità della Sega. Cambiamo personaggio, ragazzi, mettiamo la femmina, la mala femmina, praticamente la lancia bombarola. In questo caso abbiamo la possibilità, ragazzi, guardate qua, ragazzi, dobbiamo dire la verità, in Game Ground ci si diverte, dobbiamo cercare anche di distruggere quanti più nemici possibili. Sono passato giusto per salutare, sì, ebbene sì, ragazzi, perché con Andrea, il nostro caro amico, il nostro caro depresso, praticamente era un po' di tempo che non ci si vedeva. Ragazzi, guardate qua i pazzi bomboloni, praticamente possiamo recuperare la nostra mitica bambulelle papà. E quindi, ovviamente, ragazzi, andiamo col nostro guerriero. Vedete il guerriero che ovviamente corre a tutta forza, attenzione perché ci vengono da dietro. Abbiamo recuperato la ragazza e quindi ce ne possiamo anche andare, ragazzi, è molto molto bello. Il depresso, il caro, ovviamente, il carissimo praticamente presidente, grande, diciamo, studioso di CAD, di programmazione, ma anche, pensate un pochettino, di ingegneria, perché egli è appassionato di ingegneria meccanica e vuole costruire il mondo dei balocchi. Prendiamoci praticamente il grande guerriero, il grande pistolero, praticamente distruggiamo tutto quello che c'è da distruggere. Addirittura qui sotto c'è il mitico, vedete, ragazzi, quando viene ucciso praticamente il attenzione, ragazzi, di qua il mitico, il fantastico, ragazzi, è bello proprio il fantastico, come si chiama, bomboleo meravigliao, dobbiamo dire la verità
È molto divertente. Dimentica che la mia passione più grande è la pucchia. L'anatomia femminile. Caro depresso, non dire queste cose perché i bambini ci ascoltano. I bambini ci ascoltano e potrebbero capire, potrebbero parlare di tante cose particolari proprio con te. Potrebbero dire: scusami, ma perché depresso dici queste cose? Perché le stai dicendo? Perché le stai dicendo? Vedete, ragazzi, abbiamo perso la mitica amazzone, la mitica guerriera. La possiamo andare qui sopra a recuperare. Quindi andiamo praticamente qui sopra e vediamo un pochettino se possiamo prendere praticamente questo essere particolare. Vedete un pochettino di qua, perfetto. Cerchiamo, guardate l'attacco delle frecce praticamente. Che cos'è l'attacco dei pianeti, ragazzi? Guardate qua, cerco di attaccarlo dappertutto. L'ho ucciso. Depresso, me la stavi per dire? Sì, lo stavo per dire, caro depresso. Perché tu a volte mi porti sulla via della perdizione, depresso? Perché fai tutto questo, ragazzi? Guardate la donna che viene presa da dietro. Viene presa da dietro da questo energumeno, da questo uomo che praticamente nella sua cattiveria, nella sua malignità cerca di fare qualsiasi cosa, ragazzi, alla donna, alla fanciulla. Prendiamo il kamikaze. Kamikaze, ragazzi, il kamikaze. Guardate qua. Abbiamo preso addirittura, ragazzi, il nano. Voglio continuare. Giuseppe mandò curriculum mai preso in considerazione al mercatone 1 quando fa rigodette per la chiusura e disse: lavorate, se volete dignità al lavoro e la dignità dei miei curriculum. Eccolo qua, sì, è la vendetta di Giuseppe Simone. Giuseppe Simone è il disoccupato. E beh, dobbiamo anche dire, ragazzi, che nella vita ci vuole fortuna praticamente per andare avanti, e bisogna cogliere le occasioni al volo. Adesso da qualche tempo, pensate un pochettino, si è esaurito il gioco. Guardate qua, addirittura il centauro, ragazzi, e il concorso della regione Campania. Stanno arrivando praticamente negli enti i primi stagisti e molte persone dicevano: ma che lo vai a far fare il concorso per la regione Campania, tanto sono tutti raccomandati. Intanto però molte persone che non avevano la raccomandazione stanno andando avanti, ragazzi, stanno andando avanti. E oggi devo dire la verità, stanno facendo lo stage, quindi figuratevi. Deve andare, il Depression President sta preparando un concorso pubblico. Forse anche il depresso, ragazzi, sta preparando un concorso pubblico. Abbiamo preso praticamente il nanetto ballerino, distruggiamo praticamente tutto quello che c'è da distruggere e ci pigliamo anche il porcellino praticamente qui sopra. Notate che possiamo sparare anche mentre camminiamo, notate un pochettino, bisogna trovare la giusta raccomandazione. Non solo, caro Depression President, è anche una questione di fortuna. Mi spiego meglio che cosa vuol dire una questione di fortuna, nel senso che se tu ad esempio capiti nel gruppo di quelli che devono passare, c'è per esempio una persona che ha una raccomandazione che viene dopo di te in uno scorrimento di graduatoria, puoi passare anche tu. Il giocherellone è tornato con i migliori giochi del passato, del presente e del futuro. Sì, Gasmizzone, sono tornato con Gain Ground, praticamente titolo veramente stupendo. Addirittura Chiodatis, ragazzi, guardate Chiodatis che permette praticamente di scacciare queste frecce malefiche, ragazzi. Guardate queste frecce, mamma mia, ragazzi, qui è difficile, pigliamoci la bombarola, ragazzi, la bombarola. Io mi ricordo c'era una mia collega, praticamente diceva, mio figlio è il grande imprenditore, non farebbe un concorso pubblico perché non vuole farsi comandare, poi dopo il figlio perse, praticamente gli fallì l'impresa che aveva e il ragazzo andò a fare un concorso pubblico, e quindi, ragazzi, che dirvi su questo? Dobbiamo dire la verità, come si dice, due pesi e due misure, dipende dalle situazioni. E ho creato un gioco RPG, lo provi, Fafetto, ragazzi, per prima cosa è sul sito per chi non lo scarica, ragazzi. Fafetto, lo andiamo a salutare. Chi è Fafetto, ragazzi? Un grande programmatore, un essere umano che progetta videogiochi, progetta giochi di ruolo, e lo dobbiamo provare. Fafetto, mandami il link a questo videogioco, lo proverò e ovviamente dedicherò praticamente, ragazzi, a Fafetto una bella live. Quindi dobbiamo dire, ragazzi, per prima cosa salutiamo Fafetto, il nostro grande amico, il nostro nuovo arrivato. Avete notato che in questo periodo, ieri sera ho fatto tardi a lavorare, ma vi dico solamente questo, che molti canali di videogiochi stanno chiudendo perché ovviamente non stanno vedendo dei ritorni economici, in
in questa loro, Alessandro Arcangelo prendeva il discount, hanno mentalità da dipendenti operaio, lavorai al Conad e lì provenivano da diversi negozietti personali, erano padroni ed esperti nel settore, di generazione vivono per il negozio e comunque io sono per la mentalità da impiegato statale, fatte le mie ore, voglio vivere per me. Bravo Alessandro Arcangeli, hai capito bene, quindi tutti quanti denigrano i concorsi pubblici, tutti quanti denigrano il cosiddetto posto fisso, poi però tutti quanti lo cercano. E beh ragazzi, fa fetto, quale linguaggio di programmazione conosci? Tutti i lavoratori da dipendenti dovrebbero essere così, i padroni che vorrebbero farti vivere per la fabbrica su pezzi dei cacca. Diauli ovviamente in bassa matica. Caso caro Alessandro Arcangeli, dici bene ragazzi, qui non riusciamo ovviamente a sbloccarci, dobbiamo capire come sbloccarci praticamente da qua sopra. E ci spostiamo da quest'altra parte. Lotus 1, 2, 3. 1, 2, 3. La banana viene a me. 4, 5, 6. La banana viene a te. 7, 8 e 9. La banana è cola qui. Ebbè ragazzi, la banana 1, 2, 3. È la mitica banana ragazzi. Dobbiamo dire la verità. Io ve lo dico sempre. Studiate. Lasciate stare le persone che dicono che le cose non si possono fare. Mo ad esempio molte mie colleghe e colleghi sono riusciti a passare il concorso nella regione Campania. Io glielo dicevo, fate il concorso, loro lo hanno fatto e sono riusciti a entrare, quindi pensate un pochettino, adesso prenderanno un bel posto fisso, certo sicuramente non stiamo parlando di avere 10.000 euro praticamente all'anno, al mese praticamente di entrate, però volete mettere il posto ovviamente statale ragazzi, in un ente, quindi dobbiamo dire la verità, ve l'avevo detto, fate i concorsi pubblici, shit, devo andare, il depresso va via, ci saluta praticamente, se ne va da questa strada praticamente, da questo mondo praticamente, in questo mondo di ladri ta 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 ta. E beh ragazzi, sono canzoni che vi fanno capire tante cose, addirittura andiamo da questa parte qua e quindi ragazzi, mamma mia, ciao a tutti principessa, ciao depresso, io ti saluto, mi fa ridere a volte, devo dire la verità, questa mia, diciamo, questa persona che conosco che dice: mio figlio non avrebbe mai voluto fare il come si chiama, il dipendente, e non avrebbe mai voluto fare il concorso pubblico, poi ovviamente quando il figlio ha perso praticamente, ha chiuso e fallita l'impresa del figlio, il figlio si è messo a fare i concorsi pubblici. Davide, tu lavori sodo e il castello rimane a loro. Ma mio caro, ma è così, il rischio è, però l'imprenditore si spacca la schiena dalla mattina alla sera, è come il dirigente con dell'ente praticamente, il dirigente dell'ente si espone e poi però ovviamente il funzionario, diciamo, può rischiare un pochettino di più, è vero, però chi si spacca la schiena da un punto di vista sempre di stare in mezzo sempre dipende dal dirigente dell'ente. Vabbè ragazzi, che dirvi su questo, dobbiamo dire la verità, io credo che nella vita bisogna sempre spaccarsi la schiena, quindi sicuramente aspirare al massimo praticamente, però non denigrate i concorsi pubblici, non denigrate sicuramente le persone che studiano e poi dopo vanno a fare i concorsi pubblici, a parte che oggi per entrare in fare un concorso pubblico servono le lauree, i diplomi o addirittura la giovane età, pensate addirittura adesso ho visto che ragazzi sono passati molto molto giovani al concorso della regione Campania, alcuni hanno 20 anni, quindi faranno praticamente 50 anni nella pubblica amministrazione, una cosa molto bella, mi fa piacere, perché soprattutto persone di 20 anni che entrano nella pubblica amministrazione ragazzi, è una cosa diciamo molto molto gradevole, e sono nuove generazioni, sicuramente sono migliori formati, domani è l'ultimo giorno di lavoro, poi ferie, domani va in ferie, e quanti giorni andrà in ferie Gasmizzone, dimmelo un pochettino, me lo devi raccontare, così praticamente il tuo amico il giocherellone che ti farà una bella programmazione videoludica ragazzi, la programmazione dei nani praticamente, guardate qui sopra, vediamo ovviamente che cosa succede qui sotto e attacchiamo ovviamente l'attaccabile, il toccollone ragazzi, guardate qui sopra cosa succede, addirittura frecce infuocate di qua e di là, andiamo ovviamente a cerchiamo di attaccare ovviamente il bomboloide, perfetto, e ragazzi qui veniamo colpiti continuamente, Gangground infatti è un mangiagettone di
prima categoria, non mangia gettoni di prima categoria. Vedete un pochettino, dobbiamo distruggere il diavolo, praticamente il diavolo al centro, il diavolo al centro. Sì, voglio continuare, vado, voglio continuare e vado a prendermi anche praticamente il bomboloide, praticamente, ragazzi, vedete, beh, basta un colpo per morire. Quindi Game Ground è un titolo veramente difficile da padroneggiare. Andiamo ovviamente a utilizzare il mitico, ogni personaggio ha un suo, praticamente ha un suo, ecco qua, vedete ragazzi, il diavolo, ma che genere è? Uno sparatutto con elementi, diciamo, qui sopra piattaforme. Vedete ragazzi, andiamo ovviamente a cercare di attaccare, vedete, palle di fuoco che arrivano dappertutto, ragazzi, molto 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 difficile, devo dire la verità. Cerchiamo però di finirlo, perché Game Ground merita secondo me di essere finito. Un prodotto, ripeto, vedete questo diavolo che praticamente cerca di attaccarci. Possiamo anche scapparcene di qua, ragazzi, vedete, ce ne andiamo di qua in modo tale da portare i nostri praticamente soldatini via. In realtà credo che non possiamo distruggere, non l'abbiamo distrutto, abbiamo distrutto ragazzi la statua del diavolo, quindi avendo distrutto la statua del diavolo possiamo anche evitare di scappare. Molto molto bello, devo dire la verità. Wey, Ken il guerriero, Ken, caro Ken, come stai? Proprio di questo stavamo parlando, che molti canali su internet stanno chiudendo, canali praticamente videoludici. Questo perché non c'è un ritorno, caro Ken. Quindi che cosa succede? Succede che ovviamente chi non ha passione per i videogiochi, ma forse nemmeno più tempo, viene portato a eliminare questa passione, questa voglia di trasmettere, questa voglia di streamare videogiochi, che forse ha giocato fin troppo, ragazzi. Molto simile a Diablo, dobbiamo dire la verità, questo Game Ground, solamente molto, ovviamente, molto più arcade. Noi con Game Ground possiamo andare praticamente a finire il livello distruggendo tutti i nemici, o addirittura, come potete notare, cercando di arrivare alla fine, ragazzi. È molto molto gradevole, e quindi ce ne andiamo da quest'altra parte qua e basta, ragazzi, dobbiamo dire la verità. Guardate qua che cosa sta succedendo, distruggo tutto il distruggibile, me ne scappo praticamente e via. Vabbè ragazzi, è molto molto bello. Molto molto bella. Attenzione ovviamente a questa parte qua, ragazzi. Andiamo ovviamente a distruggere il diavolo, praticamente, che mi butta la roccia. Abbiamo anche la possibilità di distruggere qui sopra l'anaconda, come si chiama, l'orco satanico. Vedete ragazzi, abbiamo distrutto la statua del diavolo, la statua del grande cornuto, ragazzi. Grande cornuto nel senso che ha le corna. E quindi ovviamente ci sono dei barbari, praticamente, che stanno cercando di attaccarci. La mitica Lilly, praticamente, ve la ricordate? La mitica Lilly, la ragazza lillosa, praticamente. Cerchiamo di attaccare questa parte qua e distruggiamo, ragazzi, dobbiamo dire la verità, il diavoletto. Già che è un gioco per Sega, ma se si è meraviglioso, no, caro Kenny il guerriero, questa è la versione arcade su floppy. Che cosa vuol dire questo, la versione arcade su floppy? Devi sapere che tanto tempo fa esistevano i floppy disk e molti coin-op della Sega, come appunto la scheda da bar System 24, era praticamente basata sul mitico floppy disk. E infatti System 24 c'ha il lettore floppy disk, quindi i dati venivano immagazzinati su floppy disk e venivano infatti caricati all'inizio nella memoria del sistema. Una pratica molto particolare. Poi dopo sono uscite praticamente le ROM appunto dei videogiochi. Addirittura qui ragazzi, guardate quel diavolo a due teste col diavolo al centro, tipo Kainato. Kainato, non so, coin-op forse volevi dire. A me non sta piacendo, troppe pause. E troppe pause perché è difficile. Troppe pause perché è molto difficile, Gasmizzone, è difficile. Il cabinato, ti piace il cabinato? Sì, il cabinato che vedi praticamente nelle immagini che ho inserito queste immagini, praticamente molto molto particolari. Cerchiamo ragazzi, qui Game Ground è un capolavoro di videogioco, un capolavoro di divertimento massimo. Andiamo a cercare di attaccare il mitico, vedete ragazzi, il mitico orco, che non è il mostro praticamente, vedete ragazzi, del mitico Master of Universe. Ve lo ricordate l'orco, che poi in realtà è copiato anche un pochettino da Gizmo, da, come si chiama, dal mitico orchicello. Ragazzi, qui ci attaccano veramente dappertutto, e il bello è che quando veniamo attaccati diventiamo uomini di roccia, praticamente, vedete ragazzi, diventiamo di pietra. Attenzione ovviamente a colpire qua di tutto e di più, qua ci buttano praticamente di qui sopra. Attacchiamo di qua, attacchiamo di là. Dobbiamo dire la verità, è qualcosa di veramente fantastico sotto questo piano. Mamma mia signori,
Mamma mia, signori, andiamo avanti perché dobbiamo comunque concludere questo videogioco. Sono anche curioso di vedere la fine, perché dovete sapere che in Gun Ground è praticamente un gioco molto particolare. Guardate un pochettino come vado a evitare praticamente il mitico orco. Vedete, ragazzi, come vado qui sopra a distruggere tutto e tutti. E beh, ragazzi, dobbiamo dire la verità, abbiamo distrutto l'orco. Comunque, caro giocherone, ricordi quel nostro amico amante della PS1? Sì, me lo ricordo. Che cosa è successo? Con il ragazzo che è amante della PS1? Che ha fatto? Ha chiuso il canale. Io sapevo che cercava di fare i soldi a tutta forza, quindi aveva perso un pochettino la passione praticamente per il videogioco. E Gasminzon dice yes, praticamente yes. Che cosa ha fatto quel ragazzo? Si è fidanzato, si è sposato. Mi ha sputato. Lo so. Lo so, e aveva dei problemi caratteriali, aveva dei piccoli problemi caratteriali, me l'aveva già detto. Lui andava praticamente dallo psicologo e aveva dei problemi, ovviamente, a volte si comportava bene, altre volte si comportava male, aveva dei problemi caratteriali, l'aveva già detto. E anche per questo, diciamo, evitai di fare polemica con lui, perché praticamente sapevo che aveva questo problemino. E quindi praticamente capì, a parte che era più giovane, era molto più giovane di me, cioè non molto più giovane, una decina d'anni più giovane di me. E quindi ho capito che, infatti, se tu hai notato il canale suo, io a volte ci ho buttato un occhio, è praticamente morto. E lui cercava a tutti i costi, andava praticamente sopra i canali degli altri a cercare delle collaborazioni per cercare di crescere. Poi dopo, ovviamente, è andato forse un po' in crisi. Mi disse anche: alcuni sono ridicoli, non hanno capito che soldi non ne faranno mai con il retro game. No, non è solamente retro game, è proprio una questione di videogiochi. Quei videogiochi, ragazzi, non si fanno i soldi. Purtroppo chi fa i soldi e lo fa, vedete per esempio su Twitch, quello che va avanti è soprattutto il just chatting, ragazzi. Forse un giorno si potevano fare i soldi su YouTube. Oggi non è più così, ragazzi. Il diavolo, guardate qua, si è attivato il diavolone. Mamma mia, ragazzi, quanto è brutto. Non so se questa è la fine del gioco. E quindi, caro Ken, lascia stare. Purtroppo, e nella vita troverai tante, tu sei giovane, troverai tante persone che ti sputeranno in faccia dalla mattina, cioè da un giorno sono amici, da un altro giorno sono praticamente tuoi nemici. Quindi ne troverai tanti, non ti arrabbiare, vai avanti per la tua strada, porta avanti le tue passioni, cerca di non farti mai mettere i piedi in testa, e allo stesso tempo di avere sempre un onore verso di te, e nonché ovviamente verso le persone che ti hanno cresciuto. Quindi fallo anche per le persone che praticamente ti hanno cresciuto, e anche loro, ovviamente, il loro onore. Quindi troverai tante persone che cercheranno di metterti i piedi addosso, troverai tante persone che prima sono amiche e poi ti sono nemiche, tante persone che ovviamente cercheranno di usarti, ma è la vita, mio caro. Ma infatti è arrivato addirittura a livello di minacce, e questo è molto brutto, soprattutto con un ragazzo giovane, perché lui praticamente aveva 28-30 anni e tu sei 18enne, se ben ricordo. E molto brutto, è un brutto esempio da dare a una persona comunque giovane. E una forma, credo che, non lo so, io ti consiglio sicuramente di non averci più a che fare, evitare sicuramente di averci a che fare, bloccalo. Nel caso ovviamente particolare, eventualmente chiamare la polizia postale, però non credo che sia il caso di quel ragazzo, nel senso che forse aveva dei problemi mentali, forse non stava bene praticamente, e poi giustamente forse si è sfogato. A una ragazza che lo seguiva l'ha minacciata a bruciargli l'auto. Questo è molto brutto, ma se parli di quel ragazzo di Roma è molto molto brutto praticamente. Se è vero questo che mi stai dicendo, è molto molto, diciamo, brutto. Evita di, comunque, secondo me, di averci a che fare. Sapevo che aveva dei problemi, nel senso che andava praticamente dello psicologo, e forse, diciamo, è stato attaccato, è stato criticato, non lo so per quale motivo, che cosa è successo. Poi mi ricordo che frequentava una ragazza, forse con questa ragazza ci ha litigato forte, non lo so che cosa era successo. Sì, ma non sta bene, il padre gli sta morendo e se la prende. Ah, ho capito. E allora è meglio non seguirlo. Eventualmente segnalagli il canale, nel caso in cui ovviamente vada a fare una minaccia, segnalagli il canale. Non tanto, credo, per lui, devo dirti la verità, ma più che altro perché
può indurre le persone anche in uno stato fortemente depressivo, e giustamente in uno stato depressivo, e poi dopo ovviamente portarle anche all'odio. È la cosa più brutta, portarle all'odio. Quindi io ti ripeto, a volte diciamo questi canali andrebbero chiusi. Ecco, un pochettino come il canale, te la ricordi, della ragazza che chiedeva praticamente i soldi, donatemi 5 euro e io vi rispondo, ragazzi, alle domande. Molto molto brutto, devo dire la verità. Vabbè, le abbiamo vissute, atti di bullismo di questo genere li abbiamo vissuti un po' tutti, a volte diciamo forse l'abbiamo anche inconsapevolmente fatti noi, però poi dopo ovviamente credo che bisogna ritornare sui propri passi. Ognuno di noi può sbagliare, nel dubbio ti consiglio sicuramente di evitare di averci a che fare, per poi dopo non trovarti in tribunale con una persona che spesso può avere dei problemi. Oltretutto, se tu dici che ha dei problemi familiari, purtroppo si può creare questo, il fatto ovviamente di riversare il proprio dispiacere, il proprio odio, a volte anche la propria disperazione nei confronti del futuro, perché se una persona ovviamente non ha lavoro e purtroppo dice mi attacco a mamma e papà, ma quando mamma e papà non ci sono, come faccio a campare, di cosa campo? E voi mi capite che non posso più fare il videogioco, praticamente non posso più fare il videogioco. Anche perché mi ricordo che, ti ripeto, aveva pagò praticamente una persona per fargli la grafica al videogioco, era convinto di poter fare praticamente tanti soldi con i videogiochi, ma purtroppo non è così. Lui si manteneva grazie alla mamma, e lo so, grazie alla mamma, però poi dopo non è che si metteva, credo, a lavorare per fatti suoi, non lo so su questo. Ecco, mi ero al Gabi, ti sei perso, Alessandro Arcangeli, delle confessioni del Ken qui assurde, ma tutte queste storie nel retro game non le comprendo, in palio non c'è nulla se non una scorsa dozzina di spettatori. Lui mi ricordo mi disse, guarda, io in un anno ho fatto circa 600 euro, ragazzi, 600 euro in un anno, devo dire la verità, sono veramente pochissimi denari. Sì, ma guadagno 500 euro al mese, ma da solo non può campare, e lo so, che fai con 500 euro al mese, da solo non puoi campare, e soprattutto con la casa. Però ti voglio dire una cosa, c'è un detto antico che recita che chi piange frega chi ride, quindi devi sempre vedere se tutto questo è vero, devi anche vedere, ovviamente c'è gente che campa anche con 350 euro al mese, per farti capire, e sicuramente non si mette a fare il retro gaming sul super computer la sera, la sera va a lavorare, quindi a volte sono generazioni, tu sei giovane, ripeto, ma sono generazioni anche un pochettino diciamo posizionate. Io vi consiglio sempre, ragazzi, io per questo vi dico, studiate e poi lavorate sodo, lasciate stare chi vi dice no, il mondo è solo dei raccomandati, come dice ovviamente il Depression President, a volte dice solamente dei raccomandati, no ragazzi, nel mondo si va avanti soprattutto per la capacità lavorativa e il carattere, cioè la capacità di farsi rispettare. Proprio stamattina parlavo con un mio collega che tiene praticamente 65 anni e diceva guarda che prima nel passato praticamente le persone si facevano molto di più rispettare rispetto ad oggi veramente anche il fatto del Covid è stato di molto galoppato, questo fatto che qua che ci hanno messo praticamente in casa con la scusante del reddito, dei soldi, la cassa integrazione, di tutto e di più, e qui ragazzi però intanto stiamo affondando e le persone sono sempre meno preparate, si ha sempre meno capacità lavorativa. E vedete ragazzi, i giovani sono praticamente allo sbando. Tutto ricorda che quella persona non era giovane, nel senso era un adulto. Che cosa vuol dire era un adulto? Era una persona comunque di, mi ricordo, 28 anni, forse adesso ne terrà 29, non lo so adesso quanti anni, 30 anni, non mi ricordo quanti anni aveva, comunque era un adulto, quindi un adulto giovane, ma era un adulto, quindi con la ragazza non ci ha litigato, vabbè ragazza, almeno diciamo ha trovato diciamo un affetto, ha trovato un amore, questo ti ripeto mi fa piacere, perché anche se comunque lui praticamente disse quelle cose molto brutte su di me, il fatto che si era stalkerizzata la ragazza, vabbè, termini molto molto diffamatori, non è che se tu vai in live e dici vicino alla ragazza, metti conto, vicino alla ragazza, ciao, ma sei mai andato
andata a questo bar a piare gelato che la stai stalkerizzando, o se le fai un complimento che le sai la stai stalkerizzando, vuol dire che il cervello non ci sta. Domani siamo mangime per vermi. Bravo Alessandro Arcangeli, vedete, Alessandro Arcangeli dice una cosa molto bella, dice: quindi non vi attaccate più di tanto alla vita, che oggi ci siamo e domani non ci siamo. Gasminson dice: se dovete crescere il canale dovete mettere da parte le vostre passioni e anche i vostri credi, bisogna fare e dire solo quello che il pubblico desidera, e con le cifre che ci sono non penso vale la pena. Ma infatti perché il popolo vuole vedere il trash, vuole vedere il disgusto, vuole vedere quello che si vedevano praticamente i romani al tempo del Colosseo. No, è impossibile che abbia. Allora, guarda, ti voglio dire una cosa. Per prima cosa, io lo aggiunsi su Facebook perché lui mi disse come si chiamava praticamente su Telegram. Questo è un atto diffamatorio e non mi piace. Non deve permettersi questo ragazzo. Però questo è un nome alla ragazza. No. Io non sono stato assolutamente. Assolutamente, questo è un atto diffamatorio che sta dicendo questo ragazzo. Devo dirti la verità, forse questo signore non sta bene, perché comunque 29 anni non sta bene. Non mi piacciono la ragazza che frequentava. Io la vidi solamente sopra al canale suo, feci degli apprezzamenti simpatici, dire: ma che bella ragazza che è, complimenti. Poi la ragazza si mise a parlare, praticamente, cioè lui che descrisse la ragazza, in quale quartiere di Roma aveva abitato. Io dissi: hai mai mangiato il gelato in questa gelateria? Perché io c'ero stato in quella parte di Roma dove avevo praticamente lavorato per qualche, diciamo, mese, un annetto circa. E quindi, se questo è stalkerizzare, credo che forse, diciamo, non si ha la cognizione della parola, e allo stesso tempo si fa un atto di diffamazione. A questo punto forse è meglio, come diceva Alessandro Arcangeli, rimanere sui propri canali e giocare e basta. Quindi lasciamo stare questa cosa che mi stai dicendo, è un po' triste. Nel senso che non è bello, diciamo, leggere queste cose, soprattutto da una persona che fino a poco prima, per quanto ci sia il virtuale, chiamavi tendenzialmente amico, anche anzi ci parlavi, ci facevi le risate. Quindi credo che sia, non lo so, forse mentalmente un po' instabile. Allora, in questo caso sinceramente lascio stare. Poi, se ovviamente dovesse mai dire nei confronti della mia persona qualcosa, purtroppo devo procedere alla mia tutela, ci mancherebbe. Detto questo, se sei con l'acqua alla gola ci si incarognisce. Tutti poi dicono: gli italiani hanno l'arte di arrangiarsi, proprio perché la miseria dell'Italia si diventa così. La miseria dell'Italia, sì, effettivamente sì. La miseria dell'Italia, purtroppo noi siamo un paese che ormai si è lasciato totalmente andare per tanti motivi, e soprattutto dal dopoguerra, l'unità d'Italia ha iniziato a spostare praticamente il potere del sud Italia praticamente al nord Italia. Poi ovviamente dopo la seconda guerra mondiale gli americani ci hanno invaso, quindi con i loro prodotti, con il loro consumismo estremo. Beh sì, ma esatto, non sa manco cosa vuol dire. Infatti stalkerizzare, ma non è, se tu, allora, se io dico: caro Ken, Mirko per esempio, Ken porta gli occhiali, caro Ken, dove hai comprato questo paio di occhiali da vista? Ah, tu mi dici dall'ottica esposito, e dico: ah, l'ottica esposito ci sono stato anche io, ma l'ottica esposito sta per caso a Via Verdi? Perfetto, allora questo che è stalkerizzare, cioè ragazzi, dobbiamo dire la verità, cerchiamo anche di non usare parole diffamatorie, soprattutto quando poi dopo le persone appunto sono reali, quindi, perché poi dopo, come si dice, chi nulla ha da perdere ovviamente può diffamare, mentre chi ha da perdere poi dopo, diciamo, può alla fin fine evita certi comportamenti. Forse il ragazzo, diciamo, sta vivendo una situazione un pochettino particolare, lasciamolo stare nella sua vita e lasciamolo stare. Mi dispiace per lui, che dirti, io sto bene, quindi io auguro il bene a tutti, ci mancherebbe. Però se certe persone non stanno bene mentalmente, hanno bisogno di andare da uno psicologo, credo che forse sia il caso di non frequentarli più anche nel virtuale. Quindi se tu hai avuto, io con lui praticamente smisi di averci a che fare indirettamente per diciamo un mese fa,
Però se tu hai avuto ultimamente dei problemi con te, sei stato minacciato, come se è stata minacciata la ragazza, un'altra utente, un'altra follower, forse diciamo è il caso di non averci a che fare. Pensavo il paesaggio fosse dinamico, per me è troppo statico, boh, lo so, ma sono giochi del 1900, sono giochi del 1988, caro Alessandro Arcangelo, nel passaggio, vedi il bambinello, in realtà il bambinello che ci stiamo portando è il nostro amico Geppino. È il nostro amico Geppino che andiamo qui sopra a utilizzare e andiamo a distruggere. No, io è troppo cagasotto per minacciare me. Ah sì, addirittura è che minaccia me, non minaccia te. Solo con le donne lo sa fare. Ah, le donne, ha minacciato le donne addirittura, molto triste. Beh, forse diciamo sta vivendo una situazione particolare. Diciamo nel dubbio di questo ragazzo che sicuramente forse non sta bene, è meglio non averci a che fare. Siete in 10 a fare retro game e siete quasi tutti a freddo, non sapete più neppure a chi fare il ride. No, io non ho mai fatto raid, caro Gasmizzone, devo dire la verità, ma io credo che, a parte l'estate, in estate, poco praticamente si gioca online, ma noto che appunto molti canali, praticamente moltissimi canali sono proprio chiusi, non trasmettono da più di 10 giorni, a più di 5 giorni, quindi mamma mia ragazzi, e noi il bambinello pod lo chiamavano Fritz il bambino e il porcellino praticamente, ragazzi, Fritz il cane. Ma poi su Mirko Pavella, ragazzi, dovremmo portare proprio Mirko Pavella, è chiamato anche il Fritz della situazione. Mirko Pavella che è chiamato spesso il Fritz della situazione. Dobbiamo praticamente fargli vedere questo Indiana Jones praticamente, no? Ma tu devi sapere che ha finito almeno di parlare da Bambera. A Bambera poi, perché disse che se avevi le palle andavi a casa sua, attentando il suo indirizzo, sta scritto Bambera nel suo canale. Ma io andavo a casa sua? No, ma forse, allora, se si ha detto questo, ovviamente, diciamo, forse non sta molto bene. Io non lo so, caro Ken, credo che io non mi sembra di aver mai fatto, diciamo, di non aver mai fatto, diciamo, delle offese a questo signore. Per il resto il live l'ha detto, giocherò questa cosa. Ma camma fa? Non lo so, diciamo, lasciamo stare forse, diciamo, a qualche, diciamo, problema. Questo ragazzo non è un ragazzo, è un uomo, e quindi lasciamo stare, forse è fatto così. In estate non c'è scuola e la sera si fanno gli spettatori, i grossi canali non ha chiuso nessuno, i grossi canali no, i piccoli sì, perché hanno visto che non c'è più la possibilità di fare denari. Comunque ragazzi, che dirvi, io quando si creano queste situazioni, diciamo, forse è il caso di lasciar proprio stare questo individuo. Se effettivamente ha detto questo di me, ma forse credo che abbia frainteso l'amicizia, nel senso che la mia è un'amicizia pura, la sua forse è un'amicizia di convenienza, nel senso che poi dopo, non lo so, forse aveva un ritorno quando uno scriveva e diceva qualcosa. Io quando ho visto che lui praticamente mi tolse dai contatti, lo tolsi anche io, dissi, vabbè, forse c'era qualche problema, è nato un'antipatia, non lo so, arrivederci, buona giornata, come si dice, sai quante persone comunque incontrerai nella tua vita. Comunque, detto questo, quello che ti consiglio di fare è di portare comunque avanti le tue passioni, i tuoi interessi, non offendere sicuramente nessuno nel corso della tua vita, evitare comunque le liti, purtroppo alcune liti possono capitare. Eccolo qua ragazzi, Last Change, praticamente il guerriero pixelloso, guardate un pochettino, il guerriero pixelloso, questo essere deforme e questo essere anche bitter assoluto. Va bene ragazzi, cerchiamo ovviamente di attaccarlo, addirittura vedete i maghettini, io mi divertivo con quella chat, il giocatore non ne dava il meglio di sé, ma in realtà è il mio aspetto giocoso, però forse diciamo è meglio vedere il videogioco, ci si banna troppo facilmente, zero dialogo, sì, ma sai qual è il fatto, che ti spiego, per prima cosa bisogna anche mettersi nei panni degli streamer, nel senso che se io ti vengo a prendere in giro, ti vengo a sfottere, è normale che, diciamo, dopo un po' la pazienza io capisco perfettamente, la pazienza si può perdere, però quando da un'altra parte, forse come disse Alessandro Arcangelo, disse giocherellone, ma stattene sul tuo canale, facci vedere i videogiochi, facci ridere, facci scherzare e lascia stare tu
tutti quanti. E su questo sì, caro Ken, quindi è bello sicuramente parlare. Ken, oltretutto andatevi a vedere il canale di Ken il Guerriero, che ha un bellissimo canale, molto professionale, gli piacciono i videogiochi, gli piacciono anche videogiochi diciamo a volte dark, gli piace Harry Potter, quindi andatevelo a vedere perché ne vale la pena. Lui ci mette veramente tanto impegno. Io ultimamente non posso diciamo streamare tanto perché finisco tardi di lavorare e poi dopo mi devo anche allenare, perché Ken, ecco il cuore di Ken, il cuore di Ken, ragazzi, guardate il cuoricino. Quindi quando non volete vedere me, quando non ci sono, andate sul canale di Ken e quindi vi divertite. Ti hanno tolto il piacere dell'ironia e vedo che non vai più da nessuno e mi dispiace. Beh, allora aspetta un attimo, Gasmizon, però è anche una questione lavorativa, nel senso che allora io la sera forse in quel periodo ero un po' più disponibile, nel senso potevo casomai la mattina svegliarmi invece che alle 5 e mezza 6, potevo svegliarmi alle 7 e mezza 8, e quindi è normale che la sera andavo da qualcuno. Non è che mi hanno tolto il potere dell'ironia, è che i tempi sono cambiati, tutto inizia e tutto finisce. Allora è tutto bello all'inizio, poi dopo il troppo storpia. Quindi da una parte, quando vedi che da una parte non sei gradito, da un'altra parte dici scusami, ma io il mio canale, parliamo dei videogiochi, parliamo dei nostri videogiochi, parliamo di, ridiamo e scherziamo tra di noi, perfettamente io mi vado a focalizzare sul mio canale. Non me ne vogliano le persone che poi non ho più seguito, con le quali forse ci sono stati anche dei fraintendimenti, mi dispiace, perché comunque è un bel ricordo anche del ragazzo di PS, diciamo, di quel canale, non voglio dire il nome ovviamente, sì, e ci si divertiva sempre. Quindi a me da una parte è un po' dispiaciuto, però dall'altra parte io devo guardare alla mia vita, lui deve guardare alla sua vita, quindi forse aveva dei problemi. Quando in genere si iniziano a odiare le persone è perché si hanno dei problemi personali. Quindi io per questo vi dico sempre, volgete al miglioramento, praticamente, volgete al miglioramento personale e sarete in pace con voi stessi e sarete in pace anche con le altre persone. Io questo vi posso sicuramente assicurare. E per il resto, se avete un vostro canale, non dico di non andare sul canale degli altri, ci mancherebbe, però focalizzatevi, ragazzi, sul vostro canale, cercando sempre di intrattenere in simpatia, in professionalità, in base ovviamente a quello che trattate. E poi ovviamente senza diciamo portare depressione e ovviamente rabbia agli altri. Poi quando ha sputato cacca addosso a me, lui mi ha subito cacciato dal gruppo suo Telegram, che lì dentro ha sputtanato. Lo so, vabbè, ma lo so, lo faceva anche con me, ha fatto la stessa cosa con me praticamente, ti butta fuori dal canale mentre sul tuo canale faceva pubblicità iosa. Sì, è fatto così. E non lo so perché avete litigato. Io ovviamente su questo devo dirti la verità, io che sono molto logico, andrebbe ascoltato anche lui, però se ovviamente ha fatto la stessa cosa che ha fatto con me, credo che forse diciamo non stava bene, aveva dei problemi familiari, dei problemi suoi. Ragazzi, ognuno ha i propri problemi, sì, ma di solito questi problemi nascono con i soldi, ma qui non ci sono neppure quelli. Forse aveva qualche problema diciamo familiare, personale. Ragazzi, non addentriamoci, quando accadono queste cose è meglio chiudere quanto prima i rapporti, perché poi dopo si portano avanti delle situazioni inutili. Meglio focalizzarci sul gruppo positivo che abbiamo e allo stesso tempo di divertirci, di andare avanti per la nostra strada. Ragazzi, guardate il cavaliere oscuro, cavaliere gigante. Sì, se ti interessa quella questione te la dico in privato perché è lunga. Sì, e scrivimela in privato, ti posso dare qualche consiglio su come difenderti da in queste situazioni. Il caso comunque principale è chiudere però la questione quanto prima. Che cosa significa chiudere la questione quanto prima? Che spesso noi però ci focalizziamo, sai come si dice? Si dice che la rabbia, le cause della rabbia sono meno importanti della rabbia stessa. Il tempo è galantuomo, il tempo è infatti, Alessandro Arcangelo, vedi, nella sua saggezza riminese dice il tempo è galantuomo, nel senso che il tempo cancella tutto prima o poi, cancella gli asti. Però quello che ti posso dire è che con una persona con cui hai litigato forse è il caso di non averci più a che fare. Il tempo è galantuomo, fa bene di preconsumersi, consuma sicuramente anche nel guerriero in chat quando ci vai. Da che nel guerriero è
ma purtroppo, caro Gasmison, io sto finendo molto tardi di lavorare, molto molto tardi di lavorare, e quindi in realtà non lo so, devo trovare il tempo di andare da Ken, ma io volevo organizzare anche qualche raduno. Ragazzi, abbiamo distrutto il cavaliere magico, abbiamo distrutto, guardate qua, si è morto il bombolone, è morto il bombolone, guardate qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ken Fudo, chi è quel bombolone, come violaceo? È il mitico Yuza, la nuvola, ci manda il caro Ken, ogni tanto ci sono anch'io, sì, da Ken ci sei, ci fai vedere, ci fa vedere i videogiochi più belli, ci fa vedere la saga di Harry Potter, pensate un pochettino, figlio del diavolo, il figlio del diavolo, il Gasmizone, il figlio del diavolo. E beh, ragazzi, che dirvi, comunque per quanto riguarda Game Ground, ragazzi, che è un gioco veramente molto, fu molto innovativo per il tempo, guardate ovviamente il pesciolone, qua il pesciolone, dobbiamo trovare l'uscita, ecco qua le dita ovviamente di Ken il guerriero, addirittura un altro figlio del diavolo. A Ken il guerriero dobbiamo portare comunque altri videogiochi di Ken, dobbiamo dire la verità, ci sia un bellissimo videogioco del Sega Saturn e PlayStation, e poi ovviamente c'è il Ken a pugni praticamente, c'è anche il Ken per PSX ancora devo portare, nonché il mitico Lost Paradise, Okuto no Ken Lost Paradise. Ce ne andiamo di qua, vedete, siamo un po' tutti figli del diavolo, i figli dei Nami, va bene ragazzi, siamo un po' tutti figli dei Nami, va bene, avete capito un pochettino, qui mangia gettoni di molto bene, sì, anno 1988, soprattutto come puoi vedere, caro Alessandro Arcangeli, il gioco era, attenzione, Il gioco era praticamente a floppy disk. Andavano i floppy disk qua, ragazzi. L'altro giorno ho giocato a Ken per PS3, ovviamente ero lì. E comunque, ragazzi, intanto è stata attaccata la PS4 a uno degli ultimi firmware, quindi potete giocare quasi tutti i titoli adesso. Quindi, ovviamente, non sono per la pirateria, è una questione ovviamente di informazione. È una questione di informazione, quindi potete capire, ragazzi, guardate le mosche, praticamente, guardate i rotoli, praticamente, guardate gli zooming che si fanno in questo videogioco. Si fanno questi zooming, praticamente c'è questo nano, praticamente, guardate questo nano, che ovviamente, mamma mia, ragazzi, è veramente distruttivo. Andiamoci ovviamente per questa parte qua, scappiamo dappertutto e ce ne andiamo. Vedete, ragazzi, ce ne andiamo da questa parte qua, siamo arrivati all'uscita. Quindi o arriviamo a distruggere tutti i nemici o arriviamo appunto all'uscita, tra cui il bombarolo. Quindi siamo veramente, ragazzi, arrivati a completare questo videogioco, tra cui addirittura c'è il nano, il mitico nano Pasquale. Vedete, ragazzi, abbiamo time bonus, special bonus, bonus total. Intanto, ovviamente, quindi dobbiamo, ragazzi, cercare di arrivare alla parte ovviamente superiore del titolo. Ce ne andiamo praticamente di qua e ce ne scappiamo, ragazzi, da questo mondo di Ken ha giocato a Ken. Vattelo a giocare lo Paradise, praticamente, che è uno Yakuza con Ken il guerriero, molto molto bello. Vedi la storia di Ken in un'altra maniera. Poi ovviamente ci sono i titoli del PS3 e Xbox 360 che sicuramente ti posso consigliare. Vabbè, credo che li conoscerai quasi tutti, quindi poi te li devo portare gli altri titoli di Ken, perché ne vale veramente la pena. Ragazzi, che dirvi, comunque, in conclusione di Game Ground, un gioco, diciamo, forse un po' troppo difficile, ovvero un vero e proprio mangiagettone, alla grande capacità di coinvolgere e ovviamente portare voto Glenn Glant, te la ricordi Glenn Glant? E Michele, te lo ricordi Michele che beveva questo liquido, praticamente il whisky, poi è morto ovviamente di cirrosi epatica Michele. Quindi, ragazzi, non bevete alcolici, altrimenti morite. Che dirvi, ragazzi, in conclusione, quindi, di mitico Game Ground, un gioco veramente finito, Ken per PS3. Ah, l'hai finito tutto, ma quale è finito? Ken il primo Musou o il secondo Musou di Ken? Il muso di Ken, praticamente, perché il secondo episodio in realtà è un remake del primo, ecco qua. Quindi un saluto da Discord, ciao Alessandrino, perché vai su Discord? Perché stai andando su Discord, Gasmizzone? Perché fai questa cosa? Ragazzi, guardate il mostro, guardate i banditi. Noi, ogni personaggio comunque è fatto in un modo, nel senso che ogni personaggio praticamente è fatto in un modo, dobbiamo cercare, ragazzi, di scappare. Scappa la paimaia, ecco qua, se riesco, un saluto su Discord, che devo fare? Io cerco di battere i mostri, guarda dove me ne vado, ciao Gas, giocherellone, apri, ho aperto, guardate, ragazzi, le immagini di Arat Deva. Dobbiamo stare attenti qua, perché vedete, ragazzi, guardate chi c'è, il Filippo, il Calippo.
Calippo. Ve lo ricordate, ragazzi? Il Calippone, praticamente, ve lo ricordate il Calippone? Che era praticamente un ragazzo a Calippo, praticamente un uomo Calippo, praticamente la ragazza del Calippo, che ovviamente è stata fidanzata con Berlusconi. Poi Berlusconi praticamente l'ha lasciata, o l'ha lasciato lui, non si sa chi l'ha lasciata. E arrivederci e buona giornata. E beh, ragazzi, più avanti porterò anche lì. Lo porterai, che porterà il primo e porterà il due. È bello questo tuo progetto, caro Ken. Non vedo l'ora di vederlo mentre premi i tassi e fai esplodere le persone, ragazzi. Guardate questi uomini che ovviamente cercano di scappare, ragazzi. È veramente, vedete, ragazzi, è proprio la battaglia. Vedete, vanno via praticamente, ragazzi, perché si mettono praticamente in questa, in questo ovviamente trincea, e da lì sparano a tutta forza. Quindi sei stato bravo, Ken. Hai fatto esplodere i malvagi, hai fatto esplodere i cattivi. Andatevelo, vi dobbiamo dire la verità, ragazzi, dobbiamo leggere anche molti manga di Ken il Guerriero, perché Tetsuara ne ha fatte veramente, ragazzi, di tutti i colori praticamente con Ken il Guerriero. Vedete, ce ne andiamo praticamente a questa parte qua, utilizziamo il bomboloide e basta, ragazzi, dobbiamo dire questo, per fortuna, diciamo, abbiamo completato questa parte del gioco e continui. L'importante è arrivare comunque alla fine, andiamo a distruggere, guardate, l'uomo militare, praticamente il militare di turno. E poi, ragazzi, non lo so, eccoci qua, è Eugen Cruz giocherellone, caro Eugen Cruz. Ovviamente Eugen Cruz conosce Gangground, il titolo storico per la mitica sala giochi System 24, scheda che veniva praticamente interfacciata a un floppy disk per caricare i dati. È arrivato Eugenio, e Eugenio, ovviamente, dobbiamo dire, ragazzi, il caro Eugenio, il cavallino di turno, praticamente il nostro cavallo del retro gaming. Non sappiamo, ragazzi, andate a vedere soprattutto il canale di Eugenio, che conta 4 miliardi di iscritti. 4 miliardi di iscritti con Eugenio, praticamente il nostro nativo zodiacale della Vergine, il verginello di turno. Una volta mi ricordo c'era un ragazzo che disse io sono vergine, disse, vabbè, dietro non so se sei vergine, disse io. disse praticamente questa frase qua, questo ragazzo disse, io non sono vergine, e io dissi, sicuramente dietro non lo sei. Le battute del giocherellone, raduno con signorinelle di Silibite, si può fare. Andiamo tutti ovviamente maggiorenni. Ken, ovviamente, non so se Ken è già maggiorenne, mi sembra che non è maggiorenne Ken, quindi non puoi sentire quello che stiamo dicendo. Andiamo tutti in Germania, ragazzi, andiamo negli FFK praticamente in Germania. Eccolo qua, vedete, Gasmizone ha capito tutto. Ma ovviamente Gasmizone dice questo, ragazzi, perché Gasmizone dice questo? Perché ovviamente non c'è la moglie che ascolta, ragazzi, altrimenti la moglie lo faceva volare dalla finestra, con tutto che Gasmizone è nativo zodiacale del Toro. Luca, mi consigli il lavoro da multilevel marketing? Te lo consiglio. Un saluto anche ad Alessandro Arcangelo, il grande Eugenio è tornato con un videogioco praticamente molto particolare, il mitico Gangground, ragazzi, Gangground o Glengland praticamente. Va bene, ragazzi, che dirvi, è un gioco molto molto difficile, un gioco di altri tempi, che però ha fatto veramente la storia. Sono tanti livelli, come potete vedere, vedete qua diventa quasi impossibile. Andiamo nei campi, praticamente nei campi di grano. E te lo ricordi il campo di grano? E beh, ragazzi, dobbiamo dire il campetto di grano, quindi devo dire la verità. È un prodotto veramente incredibile. Andiamo ovviamente a sparare a tutta forza, cerchiamo ovviamente di scapparcene, andiamo ovviamente qui sopra praticamente ad attaccare questi voraci nemici, e ce ne siamo scappati perché così, ragazzi, ce ne dobbiamo andare da questa casa di grano praticamente. Torno subito, Germa, un attimo, ragazzi, al bagno, state attenti perché caccia la bomba atomica dal bagno praticamente il caro Eugenio. L'uomo mangia qualche carota e semina e recupera energie per un'altra live. Sì, sicuramente sono ancora alle 10:25, il tempo di allenarmi, mi devo allenare perché altrimenti divento a forma di sedia. Infatti, diciamo, in questo periodo sto facendo pochi sopralluoghi, sto andando poco in cantiere, quindi ovviamente non posso sicuramente diventare una sedia umana.
non posso diventare una sedia umana e quindi ovviamente mi devo muovere, faccio i pesi, faccio gli addominali e bevo un sacco di cose, poi stacca per dopo. Mi vuoi far staccare? Fammelo finire il gioco, Alessandrino, già che ci siamo finiamo sto gioco, questa gabbia umana, praticamente ragazzi, l'uomo di gabbia, l'uomo di gomma praticamente, ragazzi, è importante andare in ferie. Ecco qua ragazzi, abbiamo finito. Guardate però la lunghezza di questo videogioco, non è cosa da poco, siamo LOL, i mod da Discord, i moderatori porcelloni, il caro Ken il guerriero quando va sul Discord rimane sempre esterefatto, ragazzi, esterefatto dai video che mette a volte Alessandro Arcangeli, questi video molto particolari, sono video trash, video psicologici, video riflessivi a volte su Andrea Di Pre, questo diciamo amico di Alessandro Arcangeli, poi c'è gli amici di Alessandro Arcangeli, sono il giocherellone, poi c'è ovviamente gli amici che hanno i canali YouTube, Andrea Di Pre, Giuseppe Simone, poi c'è il ragazzo pelato che dice ovviamente la donna ti guarda, vuole i soldi, e invece se tu contatti la donna e sei brutta, la donna non ti risponde, se sei bello, la donna ti risponde, e beh, ecco qua, non li devi vedere alcuni video, che va in depressione, oppure c'è il ragazzo, l'uomo dice ormai ha 57 anni, è difficile farmi una vita, fra poco arriverà a 90 anni e dirà a 90 anni è molto difficile farmi una vita. Beh, amico caro, ma perché non l'hai fatto prima? Tutto inizia e tutto finisce e tu stai ancora a parlare di queste cose. Beh ragazzi, dobbiamo dire la verità, dovete stare attenti. Vabbè ragazzi, comunque King Ground è molto molto difficile, un prodotto ovviamente differenziato per giocatori, facciamoci ovviamente un reset, il voto comunque è molto alto perché fu un titolo fortemente innovatore per il tempo, si poteva giocare, pensate, fino a 3 giocatori nello stesso tempo, ogni personaggio ha una sua strategia per affrontare i vari livelli, quindi è uno strategico misto a sparatutto. Per il tempo fu un titolo fortemente innovatore, sono stati fatti vari remake tra cui Game Ground di Sega Aegis, anche con la grafica tridimensionale, il gioco per l'essere del 1988 è molto molto avanti anche per quanto riguarda la tecnologia, quindi gioco a 3 giocatori, ma anche la tecnologia della scheda System 24 che permetteva, pensate un pochettino, di avere il caricamento del gioco, dei dati di gioco dal floppy disk. Vedete, ci sono anche altri personaggi che non ho sbloccato, praticamente l'uomo ovviamente col mitretto, il kamikaze e il samurai per esempio, cioè sono personaggi che poi si possono prendere. Eugene, purtroppo arrivi tardi dal bagno, hai fatto ovviamente la tua Nutella, la tua ovviamente crema pasticcera dal deretano, però ovviamente noi adesso chiudiamo qua. Il trash è così, nella sua assurdità estetica ed etica, se lo segui finisce che ti piace, sì è così, è un pochettino a bello figo, sono proprio in imbarazzo perché non ho ancora fatto il famoso video a Gasmizo, sei in imbarazzo ma ti scuserai, vedete, ti scuserai addirittura ragazzi, guardate il cavaliere in basso a destra che avevo anche, ero riuscito anche a sbloccare, quindi quanti meno personaggi moriranno, tanti più ne sbloccheremo. Va bene signori, che dirvi, Game Ground, un gioco da 8, molto bello e soprattutto innovatore per il tempo, graficamente molto molto diciamo particolareggiato, uno strategico misto a sparatutto, veramente particolare, provatelo perché almeno i primi livelli ne vale la pena e vi divertirete, dopo diventa un pochettino difficile. Il trash salverà il mondo, ci vuole la giusta misura, sì e no, 50 e 50. Ragazzi, grazie mille per la visione, ci vediamo dopo con il canale del giocherellone, intanto iscrivetevi e fate iscrivere su YouTube e su Twitch, poi c'è ovviamente anche il canale di Telegram e di Discord, e Eugen non lo vedo partecipare sul canale Telegram e di Discord, quindi lo aspetto ragazzi, aspetto Eugen Cruz sul canale di Telegram e Discord, e poi c'è ovviamente il mitico blog ragazzi, dove vi potete divertire, ho scritto su Discord, è scritto, andiamo a leggere ragazzi tutti quanti insieme che cosa ha scritto, addirittura guardate il sergente, il vichingo, avete visto gli altri personaggi, andiamo a leggere ragazzi sul canale del giocherellone cosa ha scritto Eugen Cruz lì sopra, forse ci ha messo una pernacchia. Va bene ragazzi, grazie mille per la visione, ci vediamo più tardi con altri videogiochi, ciao a tutti dal vostro giocherellone. Game Ground, il gioco dell'estate del 1988, gioco di quanti anni sono 32 anni fa ragazzi, usciva questo gioco di 32 anni fa, pensate un pochettino, ciao a tutti e a tutti.